ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Vieni o maggio, t'aspetta le genti. Il primo maggio è la festa dei lavoratori perché nel 1866 a Chicago fu approvata la prima legge sulle 8 ore lavorative contro le 16 fino a quel momento in vigore. Nasce con l'intento di ricordare l'impegno e gli obiettivi sociali ed economici raggiunti dai lavoratori dopo lunghe battaglie. Oggi il lavoro non è solo occupazione, ma molto di più. Lavoro è relazione, identità, non solo conflittuali. A Civitanova abbiamo chiesto alle persone se sono soddisfatte del proprio lavoro, del trattamento riservato e che valore ha oggi questa festa. Siete soddisfatti del vostro lavoro? Sì, al momento sì, non mi posso lamentare. Io sono ancora una studentessa, quindi ancora non ho avuto modo di affrecciarmi al mondo del lavoro. Che cosa pensi per il tuo futuro? Spero di trovare un lavoro soddisfacente, visto gli sforzi fatti. Stiamo cercando di recuperare noi donne quello che magari un tempo sicuramente non era. L'ambizione della donna è sempre stata, soprattutto nel XX secolo, un'ambizione alta, perché comunque sappiamo, io insegnante, anche a livello di istruzione, a livello scolastico, sempre veniamo appunto da uno scalino più basso. Ci stiamo provando, cerchiamo di recuperare per avere quella parità che sicuramente è dovuta ormai nel 2023. Prima se tutti i lavoratori festeggiavano, adesso il lavoro non è che c'è un granché. La maggior parte dei giovani non lavora, poi c'è anche la maggior parte delle persone un po' più grandi che non lavorano, quindi non lo so. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Sì, sì, adesso sì. Ho fatto vari lavori comunque sia. Adesso sei soddisfatta? Sì, adesso sì. Soddisfatto del proprio lavoro? Guarda, io mi sono appena dimesso, quindi la soddisfazione non c'è, perché comunque il mondo in cui viviamo è sempre più esigente, competitivo, sovrasta quelli che sono i valori della vita per solo il profitto dell'imprenditore. Adesso si sta a guardare quello che succede. Penso di essere una persona preparata, in gamba, quindi poi credo che abbasserò anche il mio tenore di vita, nel senso che se uno deve lavorare solamente per guadagnare dei soldi, per poi non tutelare la propria vita, ma solo per accumulare beni materiali, secondo me bisognerebbe rifare un percorso inverso. Soddisfatti del proprio lavoro? Sì. Io no. Che cosa secondo voi manca oggi nel mondo del lavoro? Il rispetto del lavoratore e considerare il lavoratore la cosa più importante dell'azienda. Quello che non va bene è il mobbing, lo sfruttamento, la coercizione mentale che fa mettere tutto con tutti quanti contro tutti gli altri, bassi salari. Lei si sente soddisfatta del suo? Ci sto lavorando, cioè io sono soddisfatta della mia, cioè sono felice della mia missione e sto lavorando per essere più indipendente possibile.